Salve a tutti, io sono John Power e benvenuti in questo mio nuovo video. Prima di iniziare volevo ricordarvi che qui sotto in descrizione troverete i link per seguirmi sui miei profili Instagram, sia quello dedicato al canale sia quello mio personale. E inoltre, sempre in descrizione, troverete anche i link del mio amico che ha realizzato il logo, la copertina del canale e tutte le copertine dei miei video. Detto questo, direi di iniziare, ma prima un piccolo avviso. Dividerò questo video in due parti, una prima parte no spoiler e una seconda parte spoiler. Ovviamente io vi avviserò appena inizieranno gli spoiler. Detto questo, direi di iniziare subito con il video di oggi, in cui andrò a fare la recensione del film del 2021, La casa in fondo al lago. Questo era un film che volevo vedere soprattutto per l'idea, ovvero questa casa in fondo al lago, un'idea che mi intrigava e mi interessava particolarmente. E dopo aver visto questo film, posso dirvi che mi è piaciuto, ma non mi ha convinto appieno. Purtroppo ci sono delle cose che non vanno all'interno di questa pellicola, di cui vi parlerò fra poco, ma vorrei partire dagli aspetti positivi, appunto l'idea di base che viene sfruttata molto bene, ovvero questa casa in fondo al lago che diciamo, porta lo spettatore a interessarsi a ciò che sta accadendo, o per meglio dire, a ciò che c'è all'interno di questa casa. Quindi questo è sicuramente uno degli aspetti positivi, uno degli aspetti migliori del film. Quindi la casa in fondo al lago, proprio come anche ambientazione, come scenografia, funziona alla grande. Per il resto, anche altri aspetti positivi che ho apprezzato sono in parte la regia, dico in parte perché ci sono delle scene registicamente che mi hanno convinto e che mi sono piaciute, ma ce ne sono altre a tratti un po' confusionarie. Questa cosa mi è dispiaciuta perché a tratti ci sono alcune scene poco chiare che non contribuiscono all'ottima riuscita del film, soprattutto dal punto di vista registico. Quindi la regia a tratti funziona, mentre in altri casi purtroppo non rende al meglio. Quindi è un po' un 50 e 50 la regia di questo film. Per il resto posso dirvi che ho apprezzato anche l'ansia e la tensione che ha suscitato in me questo film. Un'ansia e una tensione che funziona durante tutto il corso della pellicola, per meglio dire, durante quasi tutto il corso della pellicola, perché secondo me il problema principale di questo film è l'ultima parte, ovvero un'ultima parte che secondo me è stata piuttosto sbrigativa e frettolosa, e soprattutto avrei preferito ancora più dettagli, ancora più particolari, perché il tutto si vede che soprattutto appunto nella parte finale del film non viene gestito nel miglior modo possibile. Anche alcuni dettagli, alcuni particolari vengono tralasciati, non vengono raccontati come si deve, magari lasciano la libera interpretazione allo spettatore, però io in questo caso avrei preferito anche maggior chiarezza, perché comunque il mistero funziona, ma è un mistero che comunque, anche se in questo film è presente, il modo in cui il tutto si chiude e si conclude mi è sembrato a tratti poco chiaro, mentre in altri casi quella chiarezza che c'è stata mi è sembrata anche piuttosto eccessiva. Quindi c'è poco equilibrio nella parte finale di questo film. Non voglio anticiparvi assolutamente nulla, quindi ve ne parlerò sicuramente meglio nella parte spoiler. Però, secondo me, il difetto più grande del film è proprio l'ultima parte. Un'ultima parte che purtroppo non è riuscita a convincermi appieno, ed è un vero e proprio peccato, perché per tre quarti il film mi era anche piaciuto. È un film che non dura tanto. Questo film dura più o meno 1 ora e 1 quarto, quindi si lascia guardare tranquillamente. È davvero molto scorrevole, mai noioso a mio parere dall'inizio alla fine. Magari avrei aggiunto qualche minuto in più per spiegare alcune situazioni in maniera decisamente diversa, perché è un film che appunto nell'ultima parte non riesce a trovare, a mio parere, un equilibrio giusto e rischia di rovinare il tutto. Non lo rovina, ma comunque mi fa rivalutare un po' tutto il film in maniera decisamente minore, in maniera decisamente inferiore, un po' più negativa rispetto a quanto avrei voluto. Non è un film insufficiente, questo ci tengo a precisarlo, perché è un film che comunque ha un'idea molto interessante, ha delle buone intenzioni, ma la realizzazione purtroppo non è delle migliori, quindi si poteva fare decisamente di peggio, ma si poteva fare anche molto di più per quanto mi riguarda. Gli attori principali funzionano perché essenzialmente sono due, sono questa coppia che comunque all'interno di questo film funziona in linea generale, non è una coppia che viene approfondita o caratterizzata più di tanto, sappiamo di loro ciò che dobbiamo sapere e quindi in questo caso ci può stare questa cosa, non mi ha dato fastidio tutto ciò. Per quanto riguarda le interpretazioni attoriali, ci siamo, sono delle interpretazioni attoriali che mi sono piaciute, ma non me le ricorderò, non sono interpretazioni attoriali particolarmente memorabili o particolarmente brillanti, cioè loro fanno ciò che devono fare e lo fanno abbastanza bene. Tutto qua. Quindi, è per tutti questi motivi che ho deciso di dare a questo film 3
3 stelle su 5. Avrei voluto dare qualcosina in più, ma comunque è una sufficienza che ci sta per questa pellicola. Una sufficienza derivante soprattutto dall'idea, anche dai tre quarti di film che comunque sotto il punto di vista del coinvolgimento funzionano. Peccato appunto proprio per quel finale che rischia, come ho già detto prima, di rovinare il tutto. Non lo fa, ma rischia seriamente di, diciamo, abbattere tutto ciò che di buono era stato fatto nei tre quarti di film precedenti, nei tre quarti di film che a mio parere vengono costruiti abbastanza bene, ma anche sotto questo punto di vista si poteva fare qualcosina in più perché è un film che gioca molto su questa casa in fondo al lago, quindi punta moltissimo sulla scenografia che a mio parere funziona assolutamente, è una scenografia che mi ha coinvolto e mi è piaciuta tantissimo, quindi sotto questo punto di vista nulla da dire. Mi dispiace perché il risultato poteva essere decisamente e nettamente migliore, ma comunque va benissimo lo stesso così. È un film che comunque vi consiglio di vedere perché riuscirà a intrattenervi. Non dura tanto, dura 1 ora e un quarto. Avrei aggiunto, come ho detto prima, qualche minuto in più per approfondire alcuni dettagli, alcuni particolari che secondo me meritavano un maggior approfondimento, ma comunque va bene così. Questo è il prodotto finale e quindi null'altro da dire, null'altro da aggiungere. Quindi, detto tutto ciò, io direi di aver concluso qua con la parte no spoiler. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto per non perdervi i miei prossimi video e inoltre vi ricordo di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video e per ricevere una notifica ogni volta che uscirà uno nuovo. E direi di iniziare con gli spoiler fra 3, 2, 1. In questa parte spoiler vi racconterò brevemente del film perché non c'è moltissimo da dire, perché innanzitutto la parte iniziale del film mi è piaciuta con la presentazione di questi due personaggi che appunto sono una coppia, ma una coppia che diciamo dal punto di vista di lui va alla grande, ma dal punto di vista di lei diciamo che c'è qualche problemino, e sotto questo punto di vista mi sarebbe piaciuto vedere magari più confronti fra questi due personaggi, quindi una scena iniziale che nel complesso funziona e poi arriviamo al momento in cui esploreranno questa casa in fondo al lago. Il momento in cui entreranno in questa casa in fondo al lago mi è piaciuto e lì inizierà un'esplorazione di tutte le varie stanze, di tutte le varie camere di questa casa e ho apprezzato il modo in cui è stato fatto tutto ciò perché io mi sentivo accanto a loro anche l'idea di questo drone sott'acqua che diciamo contribuisce con delle riprese particolari, ci può stare benissimo, dà anche un punto di vista diverso e man mano che l'esplorazione aumenterà e continuerà verranno a galla sempre più dettagli e particolari, particolarmente inquietanti e misteriosi, perché anche il mistero di questa casa in fondo al lago mi è piaciuto, ma meritava un maggior approfondimento, appunto, perché poi arriviamo alla parte finale dove dovranno scappare da questa casa in fondo al lago, dove si renderanno conto che diciamo non avrebbero mai dovuto entrare in questa casa, l'hanno fatto e ora dovranno cavarsela. E nella parte finale vediamo anche in maniera piuttosto sbrigativa e frettolosa, senza un pathos particolare, questa cosa mi è dispiaciuta davvero tanto, la morte del ragazzo della protagonista. Vediamo che la ragazza prova a scappare, a fuggire, ma a quanto pare, da ciò che ho intuito io, non riesce ad arrivare in superficie in tempo e finisce l'ossigeno, e quindi penso che sia morta anche lei, perché da ciò che vediamo è così. Mi è dispiaciuto perché è un finale che non mi ha lasciato nulla, un finale che non mi ha coinvolto e non mi ha particolarmente emozionato. Mi dispiace perché è come se a un certo punto hanno detto ok, chiudiamo il film perché non possiamo andare avanti, non possiamo andare oltre. Invece secondo me avrebbero potuto farlo tranquillamente, quindi è un finale che mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca, un finale che, ripeto ancora una volta perché ci tengo a precisare e a ribadire questa cosa, non rovina il film questo finale, però rischia seriamente di farlo. Il tutto viene trattato in maniera piuttosto sbrigativa e mi sorprende questa cosa perché nei tre quarti di film precedenti alla parte finale il tutto viene fatto molto bene, anche in maniera piuttosto interessante, anche se pur in certi casi c'è un po' di ripetitività perché c'è un'esplorazione di questa casa, punto e basta. Si scoprono alcuni dettagli, alcuni particolari, ma diciamo che alla fine di questo film mi è rimasto poco, mi è rimasta la scenografia, mi è rimasta questa esplorazione che in linee generali funziona, ma c'è un approfondimento in certi punti, mentre ce n'è poco in altri di questi punti, ma e il tutto è davvero
non inconcludente, ma deludente, ecco. È un film che nel finale mi ha deluso, perché per ciò che mi aveva mostrato prima, avrei dato anche 3 stelle e mezzo, invece quella mezza stella ho dovuto toglierla per colpa di quel finale che non mi è proprio andato giù, purtroppo. Ci sono finali nettamente peggiori, ci mancherebbe altro, ma questo finale sa come di delusione, come di poca sostanza e poca concretezza per ciò che sarebbe potuto essere, a mio parere, ma che purtroppo non è stato. Quindi, detto tutto ciò, io direi di aver concluso qua con il video di oggi e ci vediamo alla prossima. Ciao!